Ciao a tutte e benvenute in questo nuovo video dove vi mostrerò una bellissima novità in casa La Femme Professionnelle. Questa nuova linea si chiama Evercolor e la presentiamo un pochino come l'evoluzione dello smalto, perché appunto è uno smalto classico, però possiamo definirlo di nuova generazione a partire dalla sua componente. Come potete vedere, ogni colore ha il suo abbinamento con uno stop color e adesso vi spiego un pochino nel Le dettaglio. colorazioni degli Evercolor saranno tutte abbinate ai colori non stop color della linea dei semipermanenti già presenti sul sito. Questo match è una cosa molto molto comoda perché si può abbinare tranquillamente la manicure e il pedicure, perché effettivamente non tutte le clienti, soprattutto d'inverno, non amano avere il semipermanente ai piedi, però comunque è una bella cosa proporgli di fare lo stesso colore anche ai piedi con un trattamento molto rapido, ma anche molto bello e duraturo. Infatti, per applicarlo non vi servirà nessun tipo di lima o nessun tipo di preparazione in particolare, basterà semplicemente sgrassare le unghie con un cleaner, passare il colore in modo molto sottile e poi sigillarli con il top coat. È veramente un trattamento molto veloce e soprattutto duraturo perché appunto ha la durata di ben 10 giorni, se trattato bene ovviamente. Ricordiamoci che stiamo sempre parlando di uno smalto normale e 10 giorni è comunque una durata abbastanza importante. Questi smalti, inoltre, la loro anche innovazione è la rimozione, perché appunto possiamo dimenticarci l'acetone, perché questi qua si rimuovono esattamente come una pellicola. Appunto, qui andremo ad utilizzare il sistema peel-off, ossia poi con un bastoncino d'arancio basterà un po' di pressione e si toglieranno come se fosse una vera e propria appunto pellicola. Questo ci permetterà di mantenere l'unghia sana e non disidratare la pelle con i soliti solventi. Inoltre possiamo notare anche la loro densità perché sono veramente tanto cremosi e soprattutto sono tanto pigmentati. Questo ci garantirà un'applicazione rapida, veloce e sottile e soprattutto sono anche molto autolivellanti, quindi è un grande punto a favore per questi colori. Ma parliamo della vera novità e innovazione di questo prodotto, ossia la sua formulazione. Al suo interno troviamo il 50% dell'acqua anziché dell'alcol. Solitamente negli smalti normali troviamo una percentuale abbastanza alta di alcol, infatti questo permette che si asciughino in pochissimi secondi, invece questi qua ci metteranno qualche minuto, ma per tutti gli ingredienti che ci sono all'interno ne vale assolutamente la pena. Un altro punto a favore è l'odore, perché sono totalmente inodore a differenza degli smalti classici e dell'odore di smalto a cui siamo sempre abituate. Inoltre, questi prodotti sono 18 free, ossia sono privi di tutte le sostanze nocive che si possono trovare all'interno degli smalti classici e soprattutto sono vegani e cruelty free. L'unica parte che li divide dall'essere bio è che appunto è impossibile avere un prodotto per le unghie totalmente naturale, però vi assicuro che sono dei prodotti assolutamente di altissima, altissima qualità. Questo colore è assolutamente fra i must have di La Femme Professionnelle, infatti vi metto una ripresa da vicino per farvi vedere tutta la bellezza di questo mix di glitter, perché altrimenti non si percepiva al 100%. Inoltre, sempre parlando di ingredienti, per ultimo ma non per importanza, troviamo anche una percentuale di acido ialuronico. L'acido ialuronico permetterà di rinforzare le nostre unghie. Qui sto facendo la seconda passata, devo dire che su tip o comunque su gel ci mettono davvero tanto ad asciugarsi, invece applicati sull'unghia naturale hanno veramente un'asciugatura super rapida, dai 2 a 3 minuti e sono assolutamente perfetti. Come avrete potuto notare nei video,
precedenti, tutte le colorazioni tra semipermanenti ed Evercolor sono veramente un match quasi perfetto, perché la loro distinzione è veramente quasi impossibile. Appunto, vi ricordo che la loro somiglianza è dal 95 al 98%, alcuni colori sono più uguali, altri un po' meno, ma comunque mettendoli uno sulle mani e uno sui piedi, o utilizzandoli per fare appunto dei piccoli ritocchi, non si noterà assolutamente. Questo è il Top Coat Evercolor ed è il suo sigillante, anch'esso asciuga l'aria e devo dire che per essere un semplice Top Coat a smalto classico è veramente molto molto lucido. Io l'ho addirittura testato su una mia unghia che aveva sopra il gel e devo dire che è rimasto lucido. Anche questo ha una texture molto sottile e soprattutto è super trasparente. Anche se nella boccetta lo vedete lattiginoso, vi assicuro che è trasparente. Infatti, vi faccio vedere anche l'applicazione. Ha un pennellino molto comodo e una consistenza tanto fluida che ci permetterà veramente di applicarlo in pochissimi secondi. Siamo arrivati alla fine del video, fatemi sapere se questa novità in casa La Femme vi è piaciuta e se avete intenzione di provarli. A me sono piaciuti tantissimo, soprattutto per gli ingredienti e la cura al dettaglio a cui li hanno dedicato. Vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate.